Signore, ti ringrazio per questa mattina, per stare tutti insieme. Io ti prego tantissimo di aiutarmi con la lingua. È un piacere poter esprimere tutto quello che mi hai dato. Ti prego tanto che tutti quelli che ascoltano possano ascoltare il tuo messaggio, non il messaggero, sino il tuo messaggio, quello che hai da dire al cuore di ognuno di noi. Principalmente a me, io so che questo messaggio che hai dato per me, io vorrei trasmetterlo a tutti per aiutarci tutti. Ti ringrazio per questo, per questa mattina, per tutto quello che ci dai, in nome di Gesù. Amen. Abbiamo iniziato a vedere un po' a Giosuè. Non so se vi ricordate, abbiamo iniziato con il capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3. Domenica scorsa, no, quella precedente, abbiamo visto che Mark ci ha fatto tutto l'insegnamento di come il popolo ha attraversato il fiume Giordano e come dovevano seguire l'arca della presenza di Dio, perché quello era la presenza di Dio che andava davanti. E dopo, quando i sacerdoti avevano messo il primo piede sul fiume, che si erano bagnato le scarpe, il fiume si è aperto in due. E abbiamo visto dopo che avevano preso 12 pietre che avevano messo dentro il fiume e altre 12 pietre fuori. Vi ricordate tutto questo? Io faccio questo resume per introdurre quello che voglio dirvi. Perché io sono rimasto, non so se qualche volta a voi vi è successo che una piccola spina si ti mette quando stai facendo lavori, no? Che stai lavorando il legno, così, e c'è qualche cosa che ti fa male e ti rimane una cosa piccolina. No, no, vi è capitato sicuramente, facendo lavori. E tu dici, quando ti passi la mano così, senti un... E quando lo guardi non puoi neanche vederlo, perché diciamo che quando passano gli anni uno perde anche quella capacità di vedere, per cui inizi a vedere così, guardi, è una cosa piccolissima, 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 che devi prendere occhiali, lente di ingrandimento, microscopio e tutto per toglierla, ti dà un sollievo. Era una cosa che quasi non si vede. A me è capitato questo con questo versetto, perché Giosuè, nel capitolo 3, versetto 5, se possiamo aprire la Bibbia. Quando ho passato per questo versetto, che mi è rimasto qualcosa lì appiccicato, no? Come quando vai con il tuo maglione nuovo, bello, e ti lo agganci contro un chiodo nella porta e dici, bueno, così mi è rimasto lì. Tutta la mia attenzione su questo versetto, quando abbiamo letto questo capitolo. Giosuè, capitolo 3, versetto 5. Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Io sono rimasto qua con questo versetto, che mi è sembrato più un mandato, un comandamento di Giosuè al popolo. Era un compito da fare del popolo. Santificarsi. Però è giusto come il compito è per il popolo, c'era un altro compito. Il compito di Dio verso il suo popolo. Per cui c'è un comandamento: santificatevi. Perché? Dio domani, Lui farà meraviglie in mezzo di voi. La Bibbia ci insegna in Isaia 6:3 che Dio è santo. Levitico 11:44-45 dice che Dio è santo. Prima Pietro ricorda: siate santi come io sono santo. Oggi abbiamo un'altra promessa di Dio. In Seconda Corinzi, siete veloci per prendere la Bibbia? Vediamo chi lo trova prima. Seconda Corinzi 6, versetto 16. Abiterò, dice, e camminerò in mezzo
a loro. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo, dice Dio. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò e sarò, attenzione a questo, e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. E continua, capitolo 7. Poiché abbiamo queste promesse che appena abbiamo letto, che Dio camminerà in mezzo di noi, che Lui sarà per noi come un padre, come figlio, che è Lui quello che promette tutto questo, poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Cosa significa essere santo? Cosa significa santificarsi? Appartato. Cosa significa appartato? Separarsi. Ok. In termini pratici? Morire a se stesso. A timismo. Che sarebbe un esempio pratico. So che sono stanco, che oggi ho avuto una giornata difficile e non vorrei neanche parlare con mia moglie e i miei figli. Arrivo arrabbiato a casa e ho tutto il diritto di mettermi davanti alla TV, accendere la TV e non sentire nessuno, dare due gridi, ciao, tutto silenzio, adesso sì, tutto questo. E quello sarebbe me stesso. Però in quel momento, prima di arrivare in macchina, spengo la macchina, dico due preghiere, Signore per favore, dammi un buon sorriso, entro a casa, saluto mia moglie, saluto i figli, do un abbraccio, dico posso avere 5 minuti per guardare le notizie? E cosa sarebbe? Se mi dicono no, che dobbiamo andare, perché di solito arrivo a casa e devo andare per portare un figlio alla palestra, l'altro devo andare a portare alla palestra, dopo andare a fare le spese, devo tornare a vedere. Cosa significa essere santi? E perché dobbiamo essere santi? Perché come popolo di Dio, e sto parlando a quelli che appartengono alla Chiesa e quelli che non appartengono alla Chiesa, però che stanno cercando qualcosa di Dio. Dio ha chiamato al popolo suo a essere santo, a appartarsi, come abbiamo detto, a mantenersi puro, a dividersi del resto. E però perché? Perché Dio, che è santo, camminerà in mezzo a noi. Dio cammina in mezzo a noi. Possiamo vederlo tutti i giorni, quando ci alziamo al mattino. So che qualcuno di qua aveva un vicino che era però una persona odiosa, che non aveva potuto mai perdonarlo in vita sua. E quella mattina si è alzato e ha iniziato a pregare per suo vicino, lo ha perdonato di tutto il cuore. Dio ha fatto un miracolo, perché lui si aveva santificato. Dio ha iniziato, come ha detto, a fare miracoli in mezzo a noi. Che oggi lo vede e non ha tutta quella voglia non so se mi spiego, perché con le parole non è che sono molto bravo. E ha voglia anche di vederlo in chiesa. Ci sono qua quelli che hanno lasciato droghe, fumo. Quelli che ha perdonato alla sua moglie, quello che adesso è fedele, quello che ama la fedeltà, quelli che non bestemmiano più. Quando siamo arrivati in Italia, la prima cosa che abbiamo sentito è le bestemmie che si fanno a Dio. È una cosa che è incredibile, mi faceva male al cuore sentire. Però oggi qua, in questo Chiesa, ci sono persone che non bestemmiano più, non solo non bestemmiano più, sino che lodano, incoraggiano, sorridono, dicono le cose belle l'uno dell'altro. Ci siamo tutti quelli che siamo convinti e che siamo peccatori e che dobbiamo appartarci il peccato. Dio farà meraviglie. Amen? Dio ha fatto già meraviglie. Prima di Corinzi 15:3 dice: Cristo morì per i nostri peccati. Galati 1:3-4 dice: Dio ha dato se stesso
per nostri peccati. Galati 3:13, Cristo ci ha riscattati. Giovanni 10:11, Dio Gesù offre la vita per le pecore, darà la vita per i suoi amici. Quando prendiamo la comunione tutti una volta al mese, dice: questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue dato per voi. Dio già ha fatto la meraviglia di aprirci le porte. Le porte sono aperte per chiunque vorresse entrare nel regno di Dio. Dio già ha fatto il miracolo. L'unico compito nostro, e questo penso tutto il messaggio, sentito prima per me e dopo per te, però tutto il messaggio è: santificatevi. Prendi cura di te stesso. Prendi cura di con chi parli, che musica senti, a che ora guardi la TV. Prendi cura di con chi ti, con, che quello che dici. Prendi cura di te. E come faremo a essere santi? Ci sono due versetti che vorrei leggere. Giovanni 17. Siete con me? Io ho dato loro la tua parola. Il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga del mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Santificale nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Chissà a memoria Giovanni 14:6, www, è un www che può aprire tutte le porte. Io solo dire in tedesco, ich liebe dich, se lo dico a mia moglie. C'è un linguaggio bello per dire ti amo, non è il tedesco. Scusami, però è così. Perché tu puoi dire in francese, poi adesso cambiamo l'argomento, no? Però puoi dire in francese je t'aime, I love you. E in tedesco ich liebe dich. E se l'altro ti risponde ti amo anch'io? Sì, però se ti rispondono ich liebe dich auch. Scusatemi, però era un... E no, anche noi abbiamo lo spagnolo, che è uno spagnolo, un linguaggio molto bello, e così per dire ti amo. No, niente contro personale, eh? Però sì, Giovanni 14:6 dice: io sono la vita, la verità e la via. Mi viene un paragone, www, perché oggi tutto è internet, però questo portale è aperto sempre, per chiunque vorresti. La via, la verità e la vita. Nessuno può andare al Padre se non è per mezzo di me. E Giovanni 1:1 dice: lui, la parola, dice, la parola si è fatto carne e ha abitato in mezzo a noi. Dio ha camminato in mezzo a noi. Abbiamo visto Dio camminare, abbiamo visto Dio baciare un bambino, abbiamo visto Dio sanare un malato, abbiamo visto Dio avere compassione della folla, abbiamo visto Dio insegnare nel monte, abbiamo visto Dio camminare sul lago. Sull'acqua abbiamo visto Dio, lui ha camminato fra di noi. Santificale lì nella verità, la tua parola è verità, e la verità e la parola si è fatto uomo e ha camminato fra di noi. Se oggi pensiamo a essere santi, oggi qualcuno ti ha invitato per prima volta, forse in questa chiesa,
Noi non stiamo insegnando una chiesa a una nuova religione, non vogliamo portarti a una nuova religione, vogliamo portarti a Gesù, che è quello che noi seguiamo, che è la verità, la via. E Lui quello che ci porta alla santità. Torniamo a Giosuè. Amen? La prima cosa che mi ha colpito quando sono andato in chiesa, 1991, era che la gente mi parlava della Bibbia. Che la prima cosa che ho chiesto è: che cosa fate? Che tipo di chiesa siete? Noi seguiamo la Bibbia, seguiamo Gesù, un Gesù vivo, vero, vita, via e verità. E mi hanno aiutato, mi hanno spinto a leggere la Bibbia. La prima cosa che ho visto leggendo la Bibbia era non un Gesù che era messo in una croce, morto, forse con freddo, perché diciamo io era un po' nudo sulla croce e dico: questo è il Gesù che devo seguire, un Gesù morto. È quello che io pensavo io, però quando l'ho visto leggendo la Bibbia ho detto: questo è un'altra persona, uno che ha veramente la verità e che posso seguire senza dubbi. In Giosuè capitolo 1 versetto 7, questo è un altro versetto che mi è rimasto lì, che dove sono rimasto ancorato, dice solo, 1:7, solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Prendi la tua Bibbia ogni giorno. Prendi una con tappa dura se vuoi, perché se la puoi portare dentro della tua borsa e la puoi portare a scuola e che anche la puoi segnare, perché quelle che sono elastiche come queste, a volte devi segnare qualcosa, devi trovare un posto, invece con tappa dura la puoi portare ovunque vuoi. Prendi la tua Bibbia, portala, comprati un evidenziatore. Perché vi sto dicendo tutte queste cose? Perché, come abbiamo visto due domeniche fa, loro hanno preso delle pietre e le hanno portate fuori il fiume, o hanno messo le pietre in mezzo al fiume. A volte Dio ti parla e ti sta parlando e tu devi prendere una pietra, quella pietra che Dio ti sta dicendo. Questo è un ricordamento di quello che ho fatto per te. Segnatelo. Mettelo un evidenziatore, prenditi un altro quaderno di tappa dura, così almeno lo puoi portare in giro e puoi scrivere ovunque sei, se in piedi, se seduto, se come sei, puoi segnare sul tuo quaderno, però prenditi un quaderno per prendere e mettere lì le 12 pietre che hai portato del fiume, che Dio ti ha segnato la tua vita. Cioè, tutti noi abbiamo un segno. E Dio ci ha segnato tante volte. Se tu ti avvicini ognuno di noi, hai un segno che Dio ha fatto. È una cosa che è rimasta segnata sulla sua vita. E è cosa che oggi Dio ti sta parlando, in questo momento, che tu dovresti segnarti per tutta la tua vita. Per quello ho messo anche lì, sul foglio, vedresti che ci sono tante scritture. Non l'ho messo per caso, perché probabilmente se tu vuoi tornare a casa e approfondire il tema, lo puoi fare con tutte quelle scritture, che non le leggeremo noi qua, però sì, ti servono per ritornare, se questo punto è un punto che ti serve per te. Mi è piaciuto tantissimo Gianfranco e Michela, perché loro, come ho detto la volta scorsa, dicevano, loro fanno una festa il giorno che si commemora un anno di un evento. Veramente? E quello è una pietra portata fuori del fiume. Questo giorno Dio
ha fatto qualcosa meravigliosa per noi, dobbiamo ricordarla. Santificatevi, Dio farà miracoli. Io non so quale sarà il tuo miracolo, l'unica cosa che so è che se tu ti santifichi, ti aparti, ti metti da solo per Dio, per un uso speciale, come dice Timoteo, che c'è sulla scrittura, c'è tutto l'elenco questo, ci sono strumenti di uso speciale, se tu ti apparti come uno strumento di uso speciale, Dio ti userà potentemente, farà cose potentissime in te e con tutti quelli che sono lì. Perché come Gesù è venuto al mondo a salvare il mondo, noi siamo nel mondo per salvare il mondo. Se noi ci mettiamo, se noi ci santifichiamo, Dio sarà capace di arrivare ancora a molte persone in più. Perché questo mondo non è un mondo che va bene. Solo vedere il telegiornale o aprire il giornale la mattina, tu vedi come va il mondo. Tu dici, questo mondo ha solo una cosa di bisogno. Oggi è il giorno di elezioni, oggi questo paese non ha bisogno di altre cose, di altri politici, ha bisogno di tutto il popolo di tornare a Dio, di mettere in pratica la sua parola, di prendere la Bibbia e essere governato non per un politico o per un partito, sino per Dio. E questo sarà il cambiamento che Dio vuole fare attraverso di noi. Luca, per finire, Luca capitolo 1, vorrei lasciarvi con un salmo che ha cantato questo uomo. Questo uomo si chiama Zaccaria, Luca capitolo 1, versetto 72. Zaccaria era il papà di Giovanni il Battista. Giovanni Battista dice che è uno dei uomini, nessuno ha visto un altro uomo come lui, la terra, ha detto Gesù, anche se lui è il più piccolo nel regno dei cieli, però Zaccaria ha preso il bambino e ha contato questo che vorrei lasciarvelo come una promessa di Dio per voi. Come un incoraggiamento di Dio. Versetto 72 dice: egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece. Scusate, Dio fece un giuramento. Ai ai ai. Se io posso farti un giuramento, forse tu dubiti, però se Dio fa un giuramento, che cosa bella, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, liberi dei peccati, liberi delle ancore che ci portano giù, liberi per servire, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita. Abbiamo l'eternità, come abbiamo detto, non siamo di questo mondo, abitiamo qua per il nostro regno nel cielo. E cammineremo con Lui, e Lui camminerà in mezzo a noi. Se siamo santi, Lui camminerà in mezzo a noi. Dio sta chiamando tutta la Chiesa, penso, non solo io, tutti, a essere santi, consacrati, appartati, puri, lontani dal mondo, per essere usati, per vedere grandi meraviglie che Dio vuole fare in mezzo a noi. Amen. Grazie.